Wonderful. Okay. Okay, I'm going to share the screen now. Do you guys E know that we Francesco had like Luzzi. maybe. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Since the beginning, we had Ciao. like maybe 1,000 people joining us. Yes, since So. April 11. Yeah. Yes. Francesco, We non mi started sento. with the 11-headed cannon day. Yeah. Okay, sorry, I'm just trying to make sure I have the correct screen because I did. And there we go. Okay, not this one. Oh, John is coming. Yay. Okay. Yay, okay, here we go. And can we say that welcome, hello everyone, blah, 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 for the recording so I can cut nicely? Can we go? Yes. Okay. All right. Great. Hello, everybody. Thank you for joining today. It's December 9th. Oh, Virginia, this is December 5th. Can you find December 19th? I think it's. Oh, I sent it to you But last it was night. number 35, Yes. so. Oh, okay. Got it. So we're gonna do it again. Yes. Yes. Yes, so all the recordings are available on YouTube channel. Please subscribe if you did not subscribe yet. We already have almost 200 subscribers on YouTube channel. So yeah. Great. Good job, Wow. Eva. Yeah, you it's you, not Oh, me. me? Oh. Thank you. And on 26th, we will have a party, right? Yes. And next Saturday. Yes, next The Saturday idea party. is to leave the Zoom open for 12 hours or I would something like love, that. yes. So everyone can come in and leave and come back and eat and drink. Yes. Oh, wonderful, Virginia. Okay. So today is December 19th. Our Zoom gathering number 35. Thank you, everybody, for joining every Yes. weekend, every Saturdays to make the Shiatsu community stronger and give a stronger Shiatsu message to the world so we can go through this worldwide pandemic together to manage, overcome all the challenges. Today's presenter is Robert Sensei, Manuela, and Serena. There's a beautiful group from Italy. Shiatsu Milano editorial team are dedicating their life to share the power of Shiatsu. They are focusing on Sensei Shizuto Masunaga's teachings. We lost him too early, but we are keeping his teaching, sharing his teaching to the next generations. They're gonna talk about Keiraku Shiatsu. It's a simple yet very powerful way of treating, assessing, and helping others. Please learn and please treat your friends, families, clients by using Sensei Masunaga's method. Let's put our hands together and let's chant.
Namu shinyo ichi nyo to 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 ki mi hotoke o nenji tate matsuru zangi zange rokkon zaisho metsujo bonno metsujo gonsho om saraba tata gyata Hana mana no kyaromi. And let's reflect ourselves, feel yin yang energy imbalanced right now. Let's support yin energy to balance our yang and get back to our more natural state of beings and in this planet. Thank you, Serena. Let's please share your slides, beautiful slides. They've put so much heart and energy and wisdom to share with everybody. Thank you, Robert Sensei. Thank you so much, Kumiko-san. Thank you, Maniera. So, today, Roberto will talk about show, in particular, show in Kampo medicine, and in particular, in Masunaga Sensei teachings. But first, I would like you to focus on the ideogram of show, so we can deeply go through the meaning. As you can see, the ideogram of show that we can translate with diagnosis, it is made by two drawings. And the left one is made by one side, the lower side that is a mouth, represents a mouth. And then we have the upper drawings that means the movement of the tongues, of the tongue. So we have speaking, the meaning is to speak, speaking. And we know in Chinese medicine, the tongue is connected to the heart. So the words comes out from the heart. And then on the left, on the right side, sorry, of the ideogram, we see a drawing that means target, but also correct, and straight. So if we read the two drawings together, we understand that the meaning is to bring evidences to a superior. So this is the show, diagnosis, to say rightly from the heart, something that is the focus, the target. I will translate in Italian too, so also Italian people can understand. Incominceremo, Roberto Pallasciano parlerà oggi in particolare dello show nel campo, nella medicina Kampo e dello show per negli studi di Shizu Tomasunaga. Per prima cosa analizziamo l'ideogramma con cui è scritto nella lingua giapponese lo show. È composto da due ideogrammi. Il kanji ha la parte di sinistra, possiamo vedere il disegno che sta al di sotto, rappresenta una bocca, e la parte di sopra invece indica un movimento della lingua. Perciò insieme l'ideogramma significa dire, parlare, e noi sappiamo che la lingua è connessa con il cuore, perciò le parole escono
direttamente dal cuore, mentre la parte di destra rappresenta e si traduce nella parola testimonianza, ma anche nella verità, nella correttezza. Quindi tutto insieme lo show significa portare una prova, portare un'evidenza, una testimonianza a una persona di grado superiore, di livello superiore. E possiamo tradurlo molto semplicemente con diagnosi, ma Roberto ci spiegherà che significa molto di più nella medicina orientale. Acceso il microfono. Passo la parola a Roberto. Now Roberto will grazie tell Manuela. More. Allora, iniziamo a parlare dello show nel campo, seguendo le considerazioni sulla diagnosi espresse da Shizuto Masunaga nel suo libro Keiraku to Shatsu, Shiatsu, e vediamo le analogie con lo Shatsu di Masunaga. So we will now start talking about show in Kampo medicine, following all the points on diagnosis that are written by Shizuto Masunaga in his book Keiraku to Shiatsu. And then we can analyze the analogies with the Shiatsu of Shizuto Masunaga sensei. Masunaga, nel suo libro Keiraku to Shiatsu, cita una frase del classico libro Suwen. Lo show tiene conto della radice della malattia negli organi e nei visceri ed è un modo di fare diagnosi per poi lavorare con le tecniche Osha di tonificazione e dispersione sul Kyojitsu dei meridiani, riequilibrando le anomalie del flusso energetico. In his book Keiraku to Shiatsu, Masunaga sensei quote a sentence from the classical Chinese book Su Wen, that it says, the show diagnosis consider the root of the illness in organs and viscera, and it is a way to diagnose in order to work the patient with the whole sha techniques to tone up and disperse Kyo and Jitsu of the meridians, balancing the anomalies of the energetic flow. Vediamo nella medicina occidentale il modo di procedere della medicina occidentale in presenza di un disturbo, di una malattia, è fondamentale identificare la patologia. Quando lo si fa, dopo aver esaminato i diversi sintomi, si arriva allo show occidentale e a definire, come dice Masunaga nei suoi scritti, il nome della malattia. In Western medicine, when there is an illness, what is fundamental is to identify the pathology. So after examining all the different symptoms, we reach to the show, to the diagnosis, and has to say, as Masunaga sensei said in his writings, we reach to say the name of the illness. Lo show nella diagnosi orientale è più complesso, come appare interpretando l'ideogramma del termine show che ci ha descritto Manuela. Nel campo non si considera necessariamente la patologia, non si utilizzano esami diagnostici, radiografie, eccetera, per comprendere la malattia, ma solo lo show e considerando i meridiani. The show, so the oriental diagnosis, is more complex and as we saw before reading the etymology of the ideogram show. In Kampo medicine, we don't consider the illness, the pathology. We don't use the medical examinations like X-ray or other medical examinations. To understand the illness, we just need the show and to consider the meridians. Nel Kampo, la medicina cinese,
per stabilire lo show diagnosi, il medico lavora sull'intero corpo-mente per comprendere la disarmonia della persona. Lavora sull'aspetto energetico e tiene un atteggiamento empatico verso il ricevente. Inoltre, per comprendere la causa della malattia, considera l'ambiente, il momento della giornata e della stagione e dà consigli sullo stile di vita, principi che troviamo ben espressi nel libro Racconti di 100 trattamenti, che nel 2021 verrà pubblicato anche in lingua inglese. In campo Chinese medicine, to reach the show, the diagnosis, the therapist works on the entire body and mind, body and soul of the patient in order to understand the disharmony of the person, and then works on the energetic flow, keeping an empathy through the patient. Furthermore, to understand all the illness causes, he considers the environment, the moment of the life and the day, and also the if it's summer or if it's spring, and also gives advices on the lifestyle of the patient. And we can find all these points in the Shizuto Masunaga's book, The Tales of 100 Treatments, that from 2021 will be published also in English. Per spiegare la complessità e allo stesso tempo la semplicità dello show, in Seiki Life, nel libro Seiki Life in Resonance, l'autore Akinobu Kishi afferma: diagnosi nel campo è riconoscere il punto focale e lo show è già trattamento, perché eseguendolo si crea l'azione dinamica che armonizza il corpo umano. So, show the complexity and at the same time the simplicity of the show. In the book Seiki, Life in Resonance, the author Akinobu Kishi says that in Kampo medicine, diagnosis means to recognize ailments, because applying it that harmonizes the human body. Naturalmente, il quadro energetico per quanto riguarda le tecniche manuali viene completato dall'indagine con gli altri organi di senso, l'udito, la vista e l'olfatto e le quattro valutazioni Monshin, Boshin, Bunshin e Setsushin. Of course, the energetic picture for the manual techniques has to be completed by the inquiry of the other sense organs, so the sight, the hearing, and the smell, and also considering the fourth oriental medicine evaluation that in Japanese are called Monshin, Boshin, Bunshin, and Setsushin. Una volta valutato lo stato della persona con lo show, è necessario fare un lavoro per disperdere il chi nel caso di pieno jitsu e integrarlo, tonificarlo nel caso di vuoto kyo. E si procede a tonificare e disperdere con la tecnica kyo jitsu. So when we reach the show, it is necessary to make a work in order to disperse the chi if there is a jitsu, too much energy, or to tone it up if there is a kyo, so less energy. In Chinese medicine, the illness is shown like yin if the energy is low, or yang if the energy is too much. So we proceed to tone up or disperse with the technique yin yang and kyo jitsu.
In medicina cinese la malattia viene vista come yin, una carenza di qi, o yang, un eccesso di qi, e si procede a tonificare o perdere con la tecnica yin yang kyo jitsu. So in Chinese medicine we have yin, the illness is yin, if we have low energy, low qi, or yang, if we have too much energy, too much qi. So we proceed working with the tone up or the disperse with yin yang and kyo jitsu techniques. Nobunaga dà molta importanza allo shou e nel libro Keiraku Toshatsu ha esaminato tutti i procedimenti utilizzati nel Kanpo per determinare lo shou, la valutazione del polso, la valutazione delle cinque trasformazioni, le quattro diagnosi classiche della medicina orientale, Mo Shin, Bon Shin, Bu Shin, Setsu Shin, e lo Shou citato nella legge del Lama, massaggio classico giapponese, e del Lampuku, che considera nella valutazione dell'addome Kyo, Jitsu, pulsazioni, spasmi e blocchi. So for Masunaga Sensei is very important the Shou. And in the book Keiraku Toshiatsu, he considered all the procedements used in Kanpo medicine to reach the Shou. So the evaluation of the pulse, the evaluation using the five transformation of the Chinese medicine, and the fourth classical Chinese diagnosis of Oriental medicine that are called Monshin, Boshin, Bunshin, and Setsushin. And then also the Shou that is quoted in the Anma Lo, the Japanese classical massage, and also in the Anpuku that considers the valuation of the abdomen, considering the Kyo and Jitsu, the pulse, the spasm, and the blocks. Masunaga, studiando con un esame profondo di questi modi che abbiamo citato di eseguire lo Shou, con la collaborazione dei suoi insegnanti e allievi, ha creato il suo Shou e ha identificato le aree di diagnosi dell'addome e della schiena che permettono di stabilire il Kyo e il Jitsu dei meridiani. So Masunaga Sensei, with a very deep considering of all this method to make the Shou, and also with the help of his teachers and of his schoolmates, he created his own style of Shou and then identified the diagnosis areas in the abdomen and in the back that can lead us to find the Kyo and Jitsu of the meridians. Nel precedente gathering abbiamo visto la valutazione della schiena e dell'addome e che potrete, per chi non l'ha visto, rivedere su YouTube. Ma il Kyo e Jitsu dei meridiani si può valutare anche con gli allungamenti stretching di braccia e gambe, che vedremo adesso nella dimostrazione, che è una delle due delle quattro valutazioni nello shiatsu di Masunaga. So in the previous gathering we saw the valuation of the back and of the abdomen, and if someone couldn't join that meeting, they can see the on YouTube the recording. But the Kyo and Jitsu of the meridians can also be evaluated by the stretching of the upper limbs and of the legs that we'll see today with you in practice. So now, if everybody is ready, Roberto will show in practice the stretching of the upper limbs and of the legs on the futon. So when Roberto is ready,
Quando Roberto è pronto, we can. Okay. Sorry, we can see Roberto in two different camera. So you can choose if you would like to see in one camera or the other one. Mm-hmm. You can choose because one is upper, so you can have a better view from that one, especially for the stretching of the legs. Excuse me, can we pin the, stop the presentation and pin the Roberto screen, please, for recording purposes? Thank you. Serena dice se possiamo mettere il pin video e non smettere il sharing. Sì, per vedere bene Roberto. Ho fatto Manu. Ok. Ho fatto solo che c'è anche l'altro. C'è anche l'altro dall'alto. Se qualcuno preferisce vederlo dall'alto, poi le gambe è meglio se le vedono magari dall'alto. Okay, maybe it's not in the pin video, but if you prefer to see the legs stretching from the upper camera, maybe it's better for the view. So is Kumiko? Kumiko is Virginia. Roberto pinned? Yes, yes. Okay. We can see Robert. Yes. Okay. And then I see the beautiful screen. Inizio con un contatto. Okay, so we start with a contact with the patient. Prepariamo le braccia contro le rotazioni. We start with some rotation of the arms. Iniziamo a trovare il kyo e il jitsu con gli stiramenti, con gli allungamenti. So we start to find kyo or jitsu using the stretching of the arms. Iniziamo dal meridiano di polmone e intestino crasso. So we will start from the lung and large intestine meridian. Mettiamo le quattro dita sul meridiano di polmone e il pollice sul meridiano di intestino crasso. So we put our fourth fingers on the large intestine, on the lung meridian, and our thumb on the large intestine meridian. Troviamo la posizione naturale facile di Susanna e andiamo a fare lo stiramento di polmone e intestino crasso. So we find the natural position of the arm, in this case of Susanna's arm, and then we try the stretching by pulling the arm backwards. Vedete che non pone resistenza, va indietro, quindi probabilmente è kyo. As you can see, it makes no resistance, so probably in this case the meridian is kyo. Passiamo allo stiramento di triplice focolare e masso del cuore. So we will now proceed with the stretching of heart protector and triple header. Mettiamo il braccio a 90 gradi, a 180 gradi, le quattro dita sul meridiano di masto del cuore e il pollice sul meridiano di triplice focolare. Okay. So the position is 180 degrees and we put our fourth fingers on the meridian of heart constrictor and the thumb on the triple header meridian. Facciamo lo stiramento e vedete che anche in questo caso è kyo. È più kyo di polmone e intestino crasso. So we do the stretching and we can see that in this case is
kyo and a little bit more kyo than large intestine and lung we did before. Passiamo all'ultimo stiramento, cuore e intestino tenue. So then we go on with the last one, that is heart and small intestine. Mettiamo il braccio a 90 gradi o sulla testa o spostato leggermente. So the position of the arm is 90 degrees on the head. Mettiamo le quattro dita su, su cuore e il pollice su intestino tenue, l'altra mano e il pollice su intestino tenue. So we put our four fingers on the heart meridian while the thumb on the small intestine meridian. L'altra mano sul collo e le due mani spingono una contro l'altra. We place the other hand on the neck and with the two hands we apply a pressure in order to let the image is to reach the other hands, one on the one hand, the other hand. Vediamo lo stiramento e vedete che è molto più. Quindi se dovessi lavorare su Serena, chiaramente su Susanna, se dovessi lavorare su Susanna, potrei cominciare a capire, poi facendo le altre tre diagnosi, che probabilmente potrebbe essere questi due meridiani su cui lavorare. Okay. In this case of Susanna, as you can see, the meridian is Kyo. So probably Roberto says that if he would start working on Susanna, he would probably start to work on small intestine and heart meridians. Passiamo ora agli stiramenti delle gambe. Then we will show you the stretching of the legs. E Serena vi racconterà quello che sto facendo. So Serena will say and Roberto will do the practice. Cominciamo con il contatto. So again we will start. We are starting with a contact with the patient. Vi ricordo che abbiamo anche un'altra camera puntata dall'alto dove magari potete vedere in alternativa. If you want for the stretching of the legs, you can use the upper camera, so maybe you can have a better view of what Roberto is doing. Cominciamo con la valutazione del meridiano di Milza Pancreas. Posizioniamo il tallone del piede della gamba destra del ricevente contro il malleolo dell'altro piede. So now we are starting with the spleen meridian. So we put the heel of the foot of the right leg of the patient on the malleolus of the opposite foot. Mettiamo la mano sinistra al centro dell'addome e la mano destra del ginocchio. Allunghiamo così il meridiano con lo stiramento. So, we put our left hand on the center of the abdomen and the right hand on the knee. We apply the pressure and stretch the meridian. Sentendo il contatto tra le due mani, facciamo una pressione sul ginocchio. Se il movimento va oltre la posizione naturale, il meridiano ha una prevalenza Kyo. Se pone una resistenza, ha prevalenza Jitsu. So feeling the contact between the two hands, we apply a pressure on the knee
and see if it goes over the natural position, probably the meridian will be Kyo. But if it makes a resistance, it's probably Jitsu. Com'è il meridiano? Il meridiano è abbastanza Jitsu. In this case, the Susanna's meridian, spleen meridian, is a little bit Jitsu. Andiamo ora a valutare il meridiano dell'intestino tenue. Il piede del ricevente si posiziona a metà strada fra il malleolo e il ginocchio. So now we will see the small intestine stretching. So the patient's foot needs to be on between the foot and the knee. La mano sinistra sulla fossa iliaca, la destra sul ginocchio e facciamo lo stiramento. Roberto vi sta mostrando poi anche con le dita il percorso del meridiano. So we put our left hand on the iliac fossa and the right hand on the knee. And then we apply the pressure and make the stretching. And Roberto is showing you with the fingers also the meridian on the leg. Com'è questo? È vuoto, è Kyo. Come l'abbiamo trovato sulle braccia. So like we found out on the arms, also on the legs, the small intestine meridian is Kyo. Passiamo ora alla valutazione del meridiano di mastro del cuore. Il piede si posiziona all'altezza del ginocchio. So now we go on with the heart constrictor meridian. The right foot is on the left knee. La mano sinistra è sull'ipocondrio sinistro, la destra sempre sul ginocchio. So the left hand is on the left hypochondrium, while the right hand is on the knee. Come ti sembra, Roby? No, non è più che ho. È più che intestino tenue. Okay, so we apply the stretching, and in this case, Roberto says that is less Kyo than small intestine, so maybe a little bit Jitsu. Passiamo a valutare il meridiano di fegato, posizionando il tallone del piede più in alto possibile. So we go on with the liver meridian and we put the patient heel close upper as possible, close to the genitals of the patient. Posizioniamo la mano sinistra sul fianco sinistro e la mano destra sul ginocchio. Effettuiamo lo stiramento. So we put our left hand on the left side of the patient and the right hand on the knee. Apply the pressure and make the stretching. È leggermente più che ho, ma non quanto intestino tenue. Okay. So Roberto says that is a little bit Kyo, but not like the small intestine that is the most Kyo for the moment. Andiamo ora a valutare il meridiano del cuore. Il piede del ricevente va posizionato sopra il ginocchio del ricevente. So now we will check the heart meridian. So the foot of the patient has to be put on the knee, on the other knee, the left one.
La mano sinistra va sull'ipocondrio sinistro per fare lo stiramento. While the left hand is on the left hypochondrium, while we are applying the stretching. È abbastanza chiò come intestino tenue. And in this case, is quite chiò, like small intestine. Valutiamo adesso il triplice focolare, piegando la gamba verso l'interno, il piede va contro il malleolo dell'altra gamba. So we go on with the triple heather meridian. We fold the leg and put it toward, and the foot is close to the malleolum of the other leg, so the left leg. La mano è posizionata sull'epigastrio sinistro e andiamo a fare lo stiramento. We put our left hand on the left epigastrium and then we apply the pressure and stretch the meridian. Il meridiano è gizzo, il movimento, come vedete, è molto piccolo, il meridiano è gizzo. So in this case, the meridian is jitsu. It has a very little movement. So we can tell that it's jitsu. Valutiamo ora la vescicola biliare. Plettiamo la gamba verso l'interno e il piede sarà contro il ginocchio dell'altra gamba. So now we go on with the gallbladder. We fold the leg and we put the foot on the other leg knee. La mano sinistra è sulla fossa iliaca. Flettiamo per lo stiramento. The hand is on the iliac fossa. So now we fold and we apply the stretching. È abbastanza chiò, ma è sempre più chiò, intestino tenue e cuore. Mm-hmm. So ora a little bit chiò, but is probably more chiò, little small intestine. Ora andiamo a valutare intestino crasso. Pieghiamo la gamba con la gamba a 90 gradi e il ginocchio dovrà prendere la direzione a metà tra l'ascella e l'anca opposta. So now we will evaluate the stretching of the meridian of the large intestine. So we fold the leg 90 degrees and we position the leg in order to make the knee going in the shoulder direction of the patient. La mano è al centro dell'addome e facciamo l'allungamento del meridiano. So we put our left hand on the center of the abdomen. And then we apply the stretching and try to find a kyo or jitsu. Come ti sembra? È leggermente chiò anche questo, ma c'è sempre masso del cuore e cuore sono i più chiò. Again, this meridian is a little bit chiò, but not like sempre tenue. Allora. Proviamo adesso il meridiano del rene, sempre la gamba a 90 gradi e il ginocchio andrà nella direzione della spalla opposta. La mano sull'epigastrio. So now we will see
the kidney meridian, we fold the leg 90 degrees. And the direction on the is on the epigastrium. Non è molto ciò, sempre intestino tenue cuore sono sempre più ciò. It is ciò, but not as much as small intestine and heart. Andiamo adesso a valutare il meridiano di polmone. La mano sempre, la gamba sempre a 90 gradi, la mano al centro dell'addome. La dirigiamo verso la spalla. Verso il mento. Verso il mento. So now we will see the lung meridian. Again, we fold the leg 90 degrees. And the direction is through the chin of the patient. The hand is in the center, on the center of the abdomen, and we apply the pressure to do the stretching. Questo è leggermente chiò, però sempre più chiò abbiamo intestino tenue e cuore. This is a little bit chiò too, but not like small intestine and heart. Ci manca la vescica, Roby. Eh? Dobbiamo fare la vescica. Ok. Andiamo a valutare il meridiano di vescica. Posizioniamo la gamba a 90 gradi. La mano sull'epigastrio. Il piede del ricevente va posizionato sopra il ginocchio del ricevente dell'altra gamba. So now we will see, we will evaluate the gallbladder meridian. So we have to put the leg of the patient 90 degrees and the other hand on his epigastrium. And the foot of the patient has to be on the knee of the opposite leg. È leggermente chiò anche questo, però sempre i meridiani più chiò sono cuore e intestino tenue. As you can see, this meridian is also chiò. But the most cure of all are the small intestine and heart meridians. Adesso facciamo la valutazione del meridiano di stomaco, flettendo la gamba a 180 gradi. La mano sarà sulla fossa iliaca. So now we will see the stomach meridian. We have to fold the leg 180 degrees, and we put our left hand on the iliac fossa. And then we apply the pressure to stretching, to do the stretching of the meridian. Faccio lo stiramento. E gizzo come milza. Quindi abbiamo trovato. Aspetta. Di più. Ah, okay. So in this case, as you can see, stomach is a little bit jitsu, like the spleen one. Okay. È jitsu come milza. Sì. Quindi se dovessi trattare, chiaramente devo fare le tre altre valutazioni, cioè della schiena, dell'addome e dello stiramento delle braccia. Beh, lo stiramento delle braccia l'abbiamo fatto e abbiamo visto che corrisponde allo stiramento delle braccia a quello delle gambe. So we saw
that applying the stretching, we found out that the kyo and the jitsu of the legs and of the arms do correspond. Of course, if we want to go through the treatment, we should apply also the stretching and the evaluation, sorry, of the abdomen and of the back to have a perfect show. Nel trattamento allo yokai di Tokyo si usano le quattro valutazioni e poi si decide il trattamento e su quali meridiani lavorare, e lavorando anche sulle aree di diagnosi. So this is the way at the yokai center in Tokyo by Shizuto Masunaga sensei works. They use the fourth valuation, try the stretching of the legs and the arms, the valuation of the back and the abdomen, and then they have the show and proceed with the treatment. Noi abbiamo terminato e possiamo aprire le domande se c'è qualcosa che non è chiaro. So we ended our presentation and now we can leave the time for questions if someone has some questions or if someone has some something to share, we would be pleased to listen to you. Thank you. Susanna, how are you feeling? Good? Good. Vi ho pagato un caffè prima. I pay a coffee before. Oh, nice. I'm sure everybody wants to lie down there. Looks so nice, so relaxing. Exactly. I wish I could be there. There are no questions yet. Oh, yeah, Anna-Lee had some question about the location of the mother hand. Anna-Lee, yes. Can you unmute yourself and ask? It was at the beginning, I think. La mano madre è quella che lavora sull'addome, perché va in collegamento con l'altra mano. Quindi io, quando qualsiasi tipo di stiramento, comincio a lavorare. So Roberto says that the mother hands normally is on the abdomen. When we do the leg stretching, the mother hand is on the abdomen. So we can feel the movements and what is happening in the abdomen. Questa è la mano, chiamiamo figlia, che lavora. Mm-hmm. E bisogna tenere sempre, sentire un contatto, la risonanza del meridiano facendo lo stiramento. Mm-hmm. So the mother hand is on the abdomen and the other hand is on the leg, so you can feel the contact between the two hands, and one is working, the son hand is working, and the mother hand is listening, paying attention to what is happening under. È possibile sentire, non sempre, la risonanza del meridiano. You can see the resonance of the meridian with the mother hand. Yeah, my question related to the very start of the presentation when mm-hmm. you were doing the stretch of the arm. And I'm wondering... Okay. Perché la domanda era all'inizio della presentazione quando fai lo stretching delle braccia. Sì. Qual è la mano madre? And I wondered if your hand at the back was on the diagnostic area. La mano madre è quella che sta sulla spalla.
E questa è la mano che lavora. Mm-hmm. Roberto Anlen chiedeva... Fai girare un pochino la Susanna. Ecco, Roberto... Si vede bene. Anlen chiedeva se la mano madre in questo caso è sulla colonna vertebrale o sull'area di diagnosi. No, è sulla spalla. Dunque, se facciamo polmone, intestino crasso, la mano abbraccia questa zona, che qua abbiamo intestino crasso e qua polmone. Mm-hmm. Questo è un punto molto importante di intestino crasso. So, for example, Anlin, on the lung and large intestine meridian, the hand is on the shoulder, where you can find the important points of lung and large intestine, so you can feel what is going on in the meridian while you are doing the stretching. Okay, thank you. You're welcome. Uno, due. Mm-hmm. So you can see the two points on the lung and on the large intestine meridian. Infatti, okay. Questo punto di intestino crasso è un po' gizzo. Okay. Roberto says that the large intestine tsubo is a little bit jitsu. And is the hand position also the same when you're doing the stretch? It was when he was doing the long stretch, like this. Mastro triplice. Allora, mettiamo le mani sul mastro del cuore triplice. E questa, sapete che qui c'è triplice e più in basso c'è mastro del cuore. Quindi la posizioniamo in questo modo. Okay. Also, when you do, you get it? Also, when you do the heart and small intestine, your hand is on the shoulder, but you feel small intestine and heart meridians. Okay. Per cuore, intestino tenue, chiaramente sul collo, è proprio la posizione di intestino tenue. E la mano madre, e questo è il lavoro che si fa tenendo i due meridiani. Mm-hmm. On the heart and small intestine meridian, the mother hand is on the neck, so you can feel the small intestine meridian, while the other one is applying the pressure. Ma si sente anche su. Sì, anche le quattro dita, che è la prima volta che lo sento, si sente anche sul mastro del cuore e sul collo. Also with the fourth fingers, you can feel the meridian on the neck, Roberto is saying. Okay. There's a question from Sheila. How much time would the four diagnoses take? Sheila chiede quanto tempo richiedono le quattro diagnosi. Diagnosi e anche valutazione. Non sempre si fanno tutte le quattro diagnosi, però si possono fare in 20 minuti, 25. E poi per más una gala diagnosi. So Roberto is saying that it's not always necessary to do the fourth diagnosis at the same time, but if you want, normally it takes 20 minutes. Non dimentichiamo che nello shiatsu di Masunaga, ma in tutte le tecniche orientali, la diagnosi è anche trattamento, e quindi quei 25 minuti, che potrebbero essere anche 30, comunque è un trattamento, e non si fanno sempre tutte le volte con lo stesso. We have to remember that in Masunaga Shiatsu and for most of the Oriental medicine, while we are doing the diagnosis, we are doing the treatment, because the diagnosis is treatment at the same time. Bene.
Ora passiamo, che abbiamo il tempo di mostrare l'immagine della diagnosi. Abbiamo ancora 5 minuti per mostrare un'immagine molto bella per darvi i compiti per riflettere durante le vacanze di Natale. Kumiko, Roberto and Serena are asking if we have 5 more minutes because they want to give everybody the Christmas homeworks. Okay, sounds great. Allora. O vuoi farlo tu addirittura? No, vieni. Allora. Allora. Aspetta che devo condividere. Great, thank you. In questa bella immagine, sul libro Keiraku Toshatsu di Masunaga, Masunaga riassume come fare un corretto show con il Keiraku Toshatsu. In this image that you can see, in this picture that you can see in the screen sharing, there is a Keiraku Toshiatsu by Shizuto Masunaga sensei drawing that sum up how to do a correct show with the Keiraku Shiatsu method. Con lo show è necessario scoprire la causa della malattia. Using the show, it is necessary to reach the origin of the illness. Il colloquio con il ricevente, con il paziente, ci porta a conoscere le condizioni del ricevente, le condizioni sia fisiche sia psichiche del ricevente. So when we talk before the treatment with the patient, we can understand the conditions, the feelings of the patient, of the person. Con la Setsushin, con la pressione corretta e la valutazione delle aree che abbiamo visto e anche con gli allungamenti, lavorando col Kyoijitsu con i meridiani, si può conoscere lo stato dei meridiani. So if we apply the Setsushin and if we consider the evaluation of the areas in the abdomen and in the back, and also considering the stretching of the legs and the arms and working with Kyo and Jitsu, it is possible to reach to understand the conditions of the meridians. Bisogna considerare le condizioni dell'ambiente, dove si tratta il periodo, diciamo l'ora, la stagione, un po' con le 5 trasformazioni. It is necessary to consider the environment, the ambient condition, the time, the season, in order to understand deeply the patient. Poi si prosegue a fare il trattamento, la terapia, therapy, e col trattamento dobbiamo ripristinare il flusso dei meridiani e comprendere lo stato della persona nella sua interezza. So the treatment and the work that the therapists do has to make again work the flow of the meridians and to work on the entire body and soul of the patient. Terminato il trattamento, possiamo dare al paziente, al ricevente, dei consigli per un corretto stile di vita. Qua. And when we end the treatment, we can give advices to the patient in order to improve his style, his way of life, his style of life. Bene, e abbiamo lavorato sul corpo intero. Ok. So we can say we work on the entire body of the patient, of the person. Grazie.
Thank you so much. Vuol dire che abbiamo chiesto agli operatori italiani di riflettere su questa... Sì. Noi abbiamo chiesto agli operatori italiani di riflettere su questa immagine, che però sul libro viene paragonata alla vita. Quindi, per esempio, al parto, alla prima nascita, eccetera, allo sviluppo della persona, e viene paragonata con questo schema. We asked, Roberto says that he asked to the Italian shiatsu therapist to think about this image, this picture, because it seems easy, but it's really complex to understand. And what is interesting is that Masunaga sensei in Keiraku Shiatsu makes like a comparison between this show and the life. So it is very interesting to think about what he wanted to say to us. Bene, grazie a voi, ringrazio Serena che vi ha spiegato alcune cose, Susanna che ha ricevuto il trattamento e l'ottima traduzione di Manuela. So Roberto is saying thank you to everyone, also to Milano Shiatsu Editore Team, Serena who was explaining you in Italian and Susanna who was receiving the treatment. And I was doing the translation, sorry for the mistakes. Thank you so much. Ringrazio anche voi everyone. Che avete avuto la pazienza di ascoltarmi. And thank you so for much. Listening. Grazie mille. Thank and you. There are lots of words of appreciation and gratitude in the chat. So Silvia says, thanks to Roberto, wonderful maestro shiatsu. Okay. No. Maureen says. Maureen's available. Maureen, can you unmute yourself and share your decades of experiencing of Masunaga extensions? Can you hear me? Yes, we can hear you. Wonderful. Well, hello, and thank you so much, Roberto, Emanuela, and everyone. Grazie in special modo a Kumiko che ci ha invitati. No, Maureen's Ohashi Institute senior instructor. She's been with the institute for so many years, maybe 30 years. Yeah. And she's been traveled to Italy and she trained so many Italian students who are great shiatsu practitioners in Italy. Also, France and Holland and UK and so many areas and Greece. I cannot tell you how much she knows and experienced teacher. She's a great asset to our shiatsu community. Kumiko, I think we should stop and wait for the translation. Right. Oh, okay. Thank Maniera, you. Please. Yes, thank it's you. Such an honor. Thank you. Roberto diceva Kumiko che ha scritto e partecipato Maureen, che è stata un insegnante del Ohashi Institute e ha insegnato a molti studenti italiani, europei, in America, in Grecia, insomma è un personaggio davvero di grande rilievo e ha scritto di ringraziare il maestro Roberto perché è stata una presentazione molto bella e sentir parlare della complessità e semplicità di Masunaga è stato molto, molto interessante e quindi voleva ringraziare e salutare. Yes, and she said, always love to hear and talk about the complexity and simplicity of Masunaga's extensions. I tried to say hello from my cell phone. Oh, I'm here. You're here. We can hear you, Maureen. È in collegamento Maureen, Roberto. I just wanted to say thank you so much for
presentation. I always love to hear about Masanaga and everybody's different point of view and perspective. And also, I just want to appreciate what you said about the complexity and the simplicity of the Masanaga extensions and systems, and also about diagnosis and treatment. And treatment is diagnosis. That's just a wonderful thing to keep sharing with your students. And I also just wanted to mention one of the most profound to me about Masanaga is to work from the center out. Manuela, Maureen, can you please wait for translation, please? Thank you. Allora, sta parlando in diretta Maureen Roberto e appunto ripete i complimenti e che la cosa che più le ha fatto piacere è sentir parlare della complessità e della semplicità allo stesso momento delle estensioni e degli studi di Maestro Masanaga. E anche è stata molto contenta di sentire quello che hai detto riguardo alla diagnosi e al trattamento contemporaneo. Okay. So, if I may just say a couple things about my favorite about the Masanaga system is one that it's a full body system. Cosa hai detto? Devi ripetere, grazie, perché avevamo spento di chiudere il microfono. Maureen stava parlando ancora e stava dicendo quali sono le sue cose, diciamo, le cose che preferisce dello shiatsu di Masanaga Sensei. Sorry, Maureen, we are listening to you. And the extensions, of course, from the diagnostic area would go up through the chest to the lungs. Makes absolute sense that there's just no separation. It travels through the whole body. Maureen diceva che la cosa che preferisce di Masanaga è, come dire, il fatto che lui abbia esteso a tutto il corpo, dal centro, dall'addome, i meridiani si diramano in tutto il corpo e assolutamente non avrebbe senso che sulla spalla non si potesse sentire quello che si sente nella gamba. Sì, sì. And just to continue with the lungs from the diagnostic area through the legs, because it is our legs and our movement that pumps the energy of our lungs. And this is what I appreciate about the Masanaga system. Dice, per esempio, per quanto riguarda il polmone, assolutamente l'energia del polmone è percepibile sia nelle braccia che nelle gambe e quindi è grata perché Masanaga, ha portato queste estensioni al mondo. Esatto. Io grazie al maestro Nobuyuki Fuisaki e a Ruiko Masanaga ho imparato bene a sentire la risonanza del meridiano ed effettivamente... Vai. So Maureen, Roberto is saying that thanks to Nobuyuki Sensei and Haruhiko Masanaga, the son of Masanaga Sensei, he learned how to feel the hibiki, the resonance of the meridian. Ed è semplice percorrere tutto il meridiano e sentirlo. Infatti in Giappone insegnano senza guardare la mappa, ma sentendo il meridiano. So in that way, if you feel the meridian as they teach in Japan, it's easier to understand the street of the meridian. So is not necessary to use the maps. Absolutely. Wonderful. Wonderful. Thank you so much for your lovely thoughts and your presentations. Hi, Maureen. Now we can see you. Yes. Ecco. Ha detto Roberto, Maureen ha detto assolutamente che è così, come hai detto. E ti ringrazio tantissimo per la presentazione che è stata molto bella. Grazie. Thank you very much.
My English is very low. Now we also have gratitude in Italian. And Francesco Iluzzi says molto interessante, complimenti. Grazie. Giustissimo, anche quando Roberto, you have to read. No, you're good, Eva. Giustissimo, anche quando Roberto non fa una valutazione assoluta del meridiano, ma la paragona agli altri tiramenti. Bravissima. Sarebbe il discorso su dove sentire anche il chio sulla mano madre e la visualizzazione per meglio testare il meridiano. Bravissima, Eva. Bravissima. Sì, effettivamente io ho fatto vedere sotto solo il percorso con la mano, ma chiaramente quando si fa lo stretching si visualizza proprio il percorso del meridiano. Yes, as is written by Francesco, Roberto is saying that he only showed the stretching today, but of course when we apply the stretching we also see the street of the meridian. Perfetto. Okay. Virginia said, lovely demonstration, bellissimo, grazie. Grazie. Thank you, Virginia. Vanessa Bonetti says, great and wonderful Shiatsu Team Milano. Grazie. Thank you very much, everyone, for this valuable... La verità. Grazie, Vanessa. Grazie, Vanessa. Virginia also said, I love the diagram for homework. Gambatte. Adesso voglio andare a farlo con qualcuno. Non ho nessuno qua, però c'è la figlia qui vicino. L'ho chiamato, ho detto, puoi venire qua così posso farla insieme, ma ormai eravate finiti. Verremo, nella prossima vita. Con qualcuno adesso vuole provare. Sì, va bene. And Emanuela said grazie mille, molto interessante. Va bene, grazie. Yeah, okay, thank you. Serena, could you show us the books coming up on the slide? You have all the beautiful Masunaga Sensei's books by translating. All of you. Sarei le slide dei libri. Coming. Yes. Such a great work. Sì. Questi sono in italiano. Per ora abbiamo tradotto e abbiamo in vendita i primi due manuali in inglese. E a primavera ci sarà il libro Racconti di 100 trattamenti, che è stato pubblicato anche in francese, che è un libro molto bello. So now we have the manuals. They were translated from Japanese into Italian, and now they are also available, the first and the second one in English too. And then probably in spring, giusto primavera, Serena, February. Maybe in February, also the Tales of 100 Treatments will be available in English. It was translated from Japanese into Italian and will be available in English too. Prima arriva i racconti... In contemporanea arriveranno i racconti in audiolibro in italiano. And at the same time, the Tales of 100 Treatments will be an audiobook. I don't know if you say it like that. Audiobook. But yes, only yes, audiobook. In Italian for now. Now, audiobook for... un autore che li legge perché
sono bellissimi e lo facciamo anche in inglese. Dobbiamo trovare un attore inglese. Roberto says that if you find an English actor, we can do the audiobook also in English. Okay. Okay. I due manuali, Manuela, il primo e il secondo, e sono anche in, li possiamo spedire in tutto il mondo. So, Serena is saying that the first and the second manuals, of course, all over the world, if you want. So just write to Milano Shiatsu Editore and we will send it. Nice. Thank you, Kumiko. Thank you. Thank you so much. This is great. We have so much to run and improve. Thank you. What a great work you've been doing. Thank you so much. Thank you, Robert Sensei. And Francesco added, grazie, grazie Roberto, Serena, Manuela e tutto il suo validissimo staff. Grazie. Eva, your Italian is great. Oh, grazie yes. mille. So everybody's okay? Any questions? If there are no more questions, I'm going to continue with the ending. Is that okay, Kumiko? Yes, yes. Today is the last Zoom gathering with the speakers, and we are great, great, great to have all the team from Italy, and we are grateful to the this pandemic, and everybody's coming together and strengthen Shiatsu community, and we are having such a great team members, Eva, Virginia, Gail, Sarah, and Lori. And I cannot tell you how much I appreciate Lydia, John, and everybody, and Maureen. And I'm sure Pamela is watching us. And Masunaga Sensei, Kishi Sensei, Bori Sasaki, everybody, and my uncle Ohashi and Bonnie. Thank you. Have a great, great year. And let's get together again 2021. Thank you. Let's sing a song and let's move on. Of course. Thank you. Virginia, of course. Yes. And of course, check out our channel, subscribe to our YouTube channel. I would also like to express my gratitude. I am not a practitioner. I'm not a therapist. I do social media advertisement marketing, and it is such an honor. I'm so grateful and I'm so happy, and thank you for being who you are and doing what you do, because you make this world a better place, and I'm so happy to be a part of it and witness your beautiful work. Thank you. Thank you so much. Thank you, Eva. And okay, I'm going to share and screen. Merry Christmas. Stay tuned. Yes, stay tuned. We'll see you in a new year in 2021. You ready? Yes. Yes, in 2021. Feliz Navidad. Performing the holiday classic, here is Jose Feliciano. Hey, Jimmy. It's Jose. Feliz Navidad. I'm taking over the show. Felicidad. I want to wish
Thank you.